Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Forse si ucciderà dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto, ma colui che mi ha mandato è veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui». Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite». A queste sue parole molti credettero in lui. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio lo ha rivelato, ce lo ha narrato. Con queste parole si apre il Vangelo di Giovanni e su tali parole si fonda la fede cristiana. Noi crediamo nel Dio che ci ha raccontato Gesù. Nelle parole di Gesù del Vangelo di oggi troviamo un aspetto molto bello che è opportuno sottolineare nel nostro cammino quaresimale, ormai giunti alle porte della celebrazione della Pasqua. Gesù si mostra non solo come il narratore del Padre con le sue parole, ma con la sua vita. Dalle parole che Gesù rivolge ai suoi interlocutori emergono i tratti fondamentali della fede biblica che egli ha incarnato nella sua esistenza e che chiede anche a noi di vivere. Innanzitutto Gesù si mostra come un figlio che ha imparato dal Padre a parlare. È l'esperienza di tutti. Imparare a parlare dai genitori. Se essi non ci avessero rivolto la parola, noi saremmo muti e incapaci di parlare. Ebbene, Gesù è un figlio che ha imparato a parlare dal Padre. Egli ha imparato a parlare la parola di Dio, a parlare come Dio. È un modello che il Vangelo di oggi ci consegna. Anche noi, come discepoli di Gesù, dobbiamo imparare a parlare le parole di Dio. E come possiamo imparare a parlare il linguaggio di Dio se non attraverso le scritture? I discepoli di Gesù dovrebbero essere uomini e donne che imparano a parlare dalla Bibbia. Non dovrebbero esserci sulle nostre labbra parole diverse. Anche noi, come figli, saremmo rimasti muti se il Padre non ci avesse parlato nel Figlio e non ci avesse lasciato nelle scritture il sacramento della sua parola. In secondo luogo, dalle parole di Gesù emerge che egli vive nella sua esistenza un altro tratto fondamentale della fede biblica. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo. Questo è un altro fondamento dell'annuncio biblico riguardo al rapporto con Dio. L'uomo della Bibbia sa che Dio è con lui. In molti racconti di vocazione nelle scritture, Dio non dà altra sicurezza ai chiamati che questa: io sarò con te. Solo nella Genesi questa assicurazione ritorna per ben 15 volte. Molto spesso nella Bibbia questa assicurazione di Dio di essere con il credente e al suo fianco è accompagnata dall'invito a non avere paura. L'uomo biblico sa solo questo: Dio è con lui e accanto a lui,
pone la sua tenda in mezzo a noi. L'uomo della Bibbia non crede in un Dio che mette a posto le cose al tuo posto, non ha l'immagine di un Dio tappabuchi, ma in un Dio che è con te, lì dove sei e soprattutto nei momenti di difficoltà e di lotta. Infine, nel brano del Vangelo di oggi, Gesù afferma che il Padre non lo abbandona perché egli fa sempre le cose che gli sono gradite. Altro tratto fondamentale della fede biblica è questo. L'amore di Dio lo si vive nell'adesione alla sua volontà, nell'ascolto della sua parola, nell'obbedienza ai suoi precetti di vita. Già all'inizio della Genesi, Dio si rivolge a Caino mettendolo in guardia dalla belva accovacciata alla sua porta e pronta ad aggredire, affermando che l'unico modo per dominarla è fare il bene. È l'unico modo per vincere contro ogni tentazione di bramosia distruttiva. Fare il bene. Gesù ci mostra il modello dell'uomo che passò facendo del bene e rivelando così il suo amore per il Padre. Al termine del nostro cammino quaresimale, questo brano del Vangelo ci mostra il Signore Gesù come modello di relazione con il Padre. Non è una parola lontana da noi, ma vicina. Seguendo Lui, anche noi, possiamo incarnare questi tratti fondamentali della fede biblica, perché per noi non c'è altra strada per incontrare Dio che farlo attraverso la carne di Cristo, attraverso il suo corpo, il suo sangue, che nell'Eucaristia si fa nostro cibo. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco. Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia. L'ora è giunta, poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua rovina. I popoli temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera del misero e non disprezza la sua supplica. Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché sia annunziato in Sion il nome del Signore
e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Ha fiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.